Ascolti TV sabato 18 marzo, chi ha vinto tra Serale di Amici 22 e Il Cantante Mascherato? Serata di debutti quella di ieri, sabato 18 marzo, su Rai 1 e su Canale 5 sono iniziate le nuove edizioni di Il Cantante Mascherato e del Serale di Amici. Maria De Filippi con i suoi allievi e gli insegnanti della scuola più chiacchierata d'Italia ha intrattenuto ben 4 milioni di telespettatori. Milly Carlucci e i giudici dello show ha raccolto davanti al video poco più di 2 milioni e mezzo di spettatori. Amici di Maria De Filippi con il primo appuntamento del serale vince la serata agli ascolti TV. Sabato 18 marzo 2023 è andata in scena la prima puntata a Suon di Musica, esibizioni e show degli insegnanti del talent. E ha incollato davanti al piccolo schermo ben 4,007,000 spettatori registrando uno share del 27,9%. Più della metà per Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci con Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti alla giuria. Ha interessato 2,281,000 spettatori pari al 17,9% di share. Oltre Amici e Il Cantante Mascherato, 828,000 di italiani, 4,6% di share, hanno scelto Rai 2 che ha trasmesso FBFB International, 696,000 spettatori con il 4,1% di share. Su Italia 1 il film Animali Fantastici e Dove Trovarli ha intrattenuto 727,000 spettatori con il 4,5% di share. Su Rai 3 Sapiens Un Solo Pianeta ha siglato 878,000 spettatori con il 5,5% di share. Su Rete 4 Potere Assoluto ha totalizzato 561,000 spettatori pari al 3,5% di share. Sulla 7 Telma e Luisa ha registrato 258,000 spettatori con l'1,6%, TV8 con le qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1 ettaro segnato 591,000 spettatori, 3,3%. Sul 9 C'era una volta il West è stato seguito da 245,000 spettatori con l'1,7% di share.